Luca. Ma scusa, ma adesso vieni con la mazza da baseball a portare la valigetta? Ma se mi vuoi picchiare qualcuno mi posso anche difendere. Guarda che forse quella lì ammazza di Andrea, eh. No, no, Andrea non è di metti, è un milanista del cazzo. Beh, ciao Paolo, io vado a lavorare. Stranamente. Guardia. Gestito. Ma. Bastardo! Oh. Guarda il suo cestino! Io porto il cestino come tutte le settimane! Io non ti ho mai visto, meglio che te ne vai! Vai fuori! Fermo tu, bastardo! Sei Luca! Oh, ma stamattina ti hai fatto diventare tutto scemo! Ma adesso che non c'è Andrea, l'ufficio preferisco difenderlo io. Comunque, perché sto cestino non c'era, la pianta non c'era, soprattutto... Cos'è sta sedia lì in mezzo, lì le pestre le tolte? Oh, ma da un mese che c'è sta cosa? Fermati! Silvano, avanti, offrimi un caffè. Ma dai, sono tutto... Silvano, offrimi un caffè! So I am still waiting, can find the true believer. Paolo, hai avuto un attimo di sunguarizzazione? Sì, sono qua con una domina. Io sono l'uomo che mi sono qua con una. Sì, va. Che diavolo è quel coso? È un canestro. Fammi fare. Fa schifo, si vanno a lottare. Muoviti! Sì, va. Silvano? Cosa ti avevo detto con questa pallina? Non volevo fare sottotitoli. Io ti farò fare i bottini. Sì, ma contro la macchinetta. Silvano, svegliati, c'è il direttore che ti sta chiamando. Vai, senti. Silvano! Corri, corri! Ma Peccato sei venuto? Venta!
Vedi, dietro, noi durante la pausa caffè abbiamo bisogno di distrarci. Non vi distraete già abbastanza? E mi tolgo quella mano dalla spada. Credi! No, ma Paolo Britta mi ha chiamato contratto, un tiro al te. Paolo! Palla! Canestro! Venga! Io non ne posso più, veramente, non ce la faccio! Allora, almeno mi dicessi di chi stai parlando! Di De Marinis, quel bastardo mi ha fatto fare 7 volte la stessa cosa, quello lì quando muoiono le persone! Ma fate le conto di altri! Ma per te è come se scrivessi guerra e pace! Ma cosa ci vuole scrivere guerra e pace? Guerra? Pace! Venga! La stessa copia andava bene! Ciao andava bene! Come va? Andava bene! Ma ciccia non gliela lasci passare! La riscriva! Ecco, io lo sapevo, per la 7ª volta devo riscrivere la stessa cosa. Ma adesso non è solo. No, calma, che calma! Ma fai come non le medie! Praticamente dicevamo abbiamo perso un temperino e significava sembra cretino. Ma in che lingua, scusa? Ma che era un nome in codice, una parola per un'altra! Ma io quando dovevo insultare le professori dicevo subito sei un bastardo, un figlio di pecora. Ma allora, infatti ci sei stato 6 anni le medie. Ma quindi quando non trovi il temperino dicevi sei un bastardo? Sì. Ma è così difficile trovare delle parole che sono di una frase normale? Guarda, cielo, mi sono cotto il razzo, brutto pezzo di merda e mangiati del pecorino sacco. Che faremo con bastardo? Ma non sono delle parole che si usano una frase normale! Ma cosa uso? 2! Se mi chiede quante volte la bicicletta gli rispondo 2, se mi chiede quanti occhi ho gli rispondo 2! E se gli chiede come ha fatto a morire il bastardo gli rispondi 2! Guarda, io non lo so, mi sono cotto il razzo di trovare una parola che vada bene. Aspetta, te la dico io. Che ne so, cena uguale bastardo. E se lui è un bastardo? Dici, più la cena è grande, più lui è bastardo. Vabbè, secondo me comunque era meglio 2. Ma 2, non ti uso una frase normale. Ma se tu me ne hai fatto 6-7 esempi. No, 2. Ecco. Facciamo una prova. Ma sai che arrivo a casa e mi aspetterà proprio una buonissima cenetta? Secondo te va bene? Se non sai che non ci do mai come. Ecco che arriva. Buongiorno direttore, come è andato il fax? Tutto bene? Sì, ma sono un piccolo particolare. Il congiuntivo di sapere, non è seppia. Vabbè, ma dovrò fermarmi qui, dovrò rifarla? Ma no, sarà questione solo di un minuto. Ma sì, intanto io arriverò a casa e mi aspetterà una buona cenetta. Ma farà sbrigherà questo piccolo particolare e poi potrà andare a ma cenetta. Sì, ma faccia come vuole, intanto io arrivo a casa e mi mangio una buona cenetta. Guarda, Bitta, che se non la smetti, pratica anche la pratica di Leo. Ma faccio come vuole, intanto io arrivo a casa e mangio una buona, buonissima, super, incredibile, fantastica cenetta. Beh, arrivederci, direttore. Beh, sa, farà anche la pratica di Franco. Ma faccia come vuole, intanto io mi mangio primo, secondo, terzo e per finire anche del pecorino sardo su un bel piatto di bronzo. Oro zecchino. Oro zecchino sarà lei. De Marinis mi ha dato a spiegare questa pratica perché gli ha dato il pecorino sardo. Non parlarmi di cibo che già la collina in bocca. Il mio fidanzato è tutto il giorno che spadella. Stasera mi aspetta una buona cenetta. Pinocchio. Thank you.
Sarà che a scuola era un po' sfigato, ma nessuno è mai riuscito a fare. Aspetta, cagato, cagato. Crocche in faccia, sanguinato, ma ti giuro che non mi sono mai fatto per sconfitto. Errori come tutti ne ho commessi tanti. Ma niente, ma niente. Guarda, io non grazie a nessuno. Non sono quello che è arrivato grazie a qualcuno. E non mi vedi in TV a fare salto per di mano. Con te mi faccio quanto tagliato. E non mi trovi in corsa con un po' di 13 con il vestito elegante di quando sono presi. Bere bocce di Chianti, farsi cazzo degli altri. Le parole di vetro hanno storie più interessanti. Con gli snob non scendo a patti. Mi trovavi al mondo prima della repressione dell'ex sindaco Moratti. Non mi sento parte del jet set. Ma dov'è che la devo fare? Ma quelli... Io sono quelli di molto maggio perché non sono una. Ma come? Quanti volte le dico ancora una volta? Cosa? La mano continua a battere. Classe c'è un cattivo odore. Prova! Cadaveri di Jonas Brothers. Non benedichi perché non senti qua questa parte. Il cantante dei Moda ce la faccia da cucciatore. Logo parlano di coca, gli ammazzano in un secondo. Ma cosa si faceva? Era lì così lì? La gente andava ai suoi live e si faceva mille raglie. C'è il finto buonismo. Ma Paolo, ma cos'è? Si usa il destro, ti ammazza. Fatto di coca, chi ti dice non bene. Hai in mano un bicchiere. Non è che guarda, sai, di Giorgio Andrea. Non voglio essere immortale, voglio essere dimenticato. Come soprusi di Israele appoggiato. Com'è che gestino, piante, non posso tutto via qua? In Italia, la cos'è che non sei che di mezzo? Ma sono meglio che e te guardi di live. Aspetta, aspetta. Non vogliamo. Non vogliamo più. Entro. Entro e dai le parte. Non mi sento uguale a te. Adesso che non c'è Andrea, di giorno, penso di vedere. Come? Com'è che è cestino pianto? Lo dico io quello? No, no, lo dico io. Non so dire, come è che ci sono andato insieme al mio amico Bertolaso. Io dovrei dire, adesso cos'è? Non ammazza, ti dà la testa. Bella la tua amica, ma quanto hai pagato? Quindi, non ammazza, ti dà la testa. Quindi, quali personaggi sono? Ma cos'è? Adesso comincia a andare a lei. Per non prostituirsi, ma cos'è? In prigione di evasori fiscali. Asini che volano assorbenti con le ali. Cos'è qua? Sei per mille, non fai beneficenza. Ma come? Si sono messi a mettere la posta. Gli italiani ignorano che mangiano i salari dell'anno sono le ricette della parola. Il quiz di Carlo Conti e il disco di Carlo. Vuoi provare ancora una volta? Ma che cosa cazzo ti fumi? Non mi sento parte del jet set. Sono una, tutti fanno la foto con me. Sai che si sta spondando sto. Non mi sento a mio agio perché non sono una, in fondo non sono come te. No, vediamo la testa. Dai, tieni la testa. Aspetta.